Felipe, ben trovati qui su Mandra Gaming, il canale più Outlast del tubo, ragazzi. Nuova serie qui su Mandra Gaming. Era un gioco che ci sbavavo almeno da quando ci avevamo fatto la news sulla Mandra Gaming News, ragazzi. Veramente è un gioco che io ho visto il trailer, l'ho visto insieme a voi, ragazzi. È un gioco che, insomma, potrebbe promettere bene. Quindi, bando alle ciance, ragazzi, partiamo subito. Outlast contiene scene di violenza, sangue, contenuti di carattere sessuale, linguaggio esplicito, buon divertimento. Vesti panni di Miles Hampshire, un giornalista investigativo che verrà spinto dalla propria ambizione in un viaggio all'inferno, sempre pronto a rischiare il tutto per indagare su casi impossibili. Sta cercando di svelare l'oscuro segreto che si cela nel cuore del manicomio di Moth Massive. Meglio questo che Brokeback Mountain, sopravvivi il più a lungo possibile, registra tutto, non sei un combattente, quindi per scoprire la verità che si nasconde dietro gli orrori di Moth Massive hai solo tre possibilità: correre, nasconderti o morire. Quest'ultima non mi piace. Minchia, che casino. Io spero, lo so che è una speranza inutile, ma spero di non cagarmi eccessivamente addosso. Il commissario del Dipartimento per l'Agricoltura Oddio, cos'è questa storia? Io lo sto guidando, Ok. Chiarissimo. Che cazzo? Mount Massive Asylum, eccala. No, è finita, raga, è finita. Ma tu cazzo vai? Perché fai questo? Ragazzi, sento un casino assurdo. Torna indietro, ti prego, torna indietro. Ce l'hai la benzina, torna indietro. Che devo fare? Calla. Ma lascia il motore acceso. Lascia il motore acceso. Sì, vabbè, non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllano. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico nella clinica psichiatrica Murkoff di Moth Massive. Sto per infrangere tonnellate di clausole di riservatezza, ma non me ne frega un cazzo, ecco. Per me quelli possono andare tutti a fare in culo. Benissimo, lì dentro succedono delle cose orribili, non riesco a capire, anzi, non riesco a credere nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sogni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che gli aspetta sulla montagna. La gente soffre di quelli... No, la gente soffre, quelli della Murkoff fanno i soldi, devono saperlo tutti. Ecco. Ma io dico, ma la manica te cazzano i due, un tipo devi fare. Ma no! Guarda com'è coatto pure! Ah, cioè, è cava. Cioè, tu registri già da adesso così. Sta facendo tutto lui, eh. Beh, bello. Beh, gli obiettivi vengono aggiornati nel tuo taccuino da reporter. Premi tab, che contiene anche le tue note e i documenti raccolti J. Ok. Non ho letto la scritta gialla di sotto, non l'ho fatto in tempo, quindi entrerò qui dentro. Ok, questo è... Ok, lo strafe. Ok, io vado avanti. Una torcia? Ce l'abbiamo la torcia! Per aprire con un colpo una porta, premi il pulsante sinistro del mouse. Per aprirla lentamente tieni premuto Ecco. Tieni premuto piano. Apri piano. Per sollevare la videocamera, premi il pulsante destro del mouse. Ok. Evento registrato. Una nota è stata aggiunta al tuo taccuino da reporter. Premi N. Sì. Sì, vabbè. Mo, dobbiamo leggere tutto, io non penso. Cioè... Vabbè, insomma, se sta a cagà sotto perché non vorrebbe entrare qui dentro, è calla. Basta, basta telecamera, via, via. Che ci abbiamo la batteria che ci si potrebbe scaricare. Ecco. Qui c'erano dei militari che saranno tutti morti qui dentro. Ah, c'è nessuno.
No. Piano, piano. Ok, è chiusa, è chiusa, è chiusa. È chiusa, è... Allora, non so già dove andare. Eccolo, eccolo. Cosa c'è là? Delle luci accese. Ragazzi, quando mette la telecamera mi fa impressione, non so perché. Beh, qui non possiamo fare nulla. No, 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 beh. Porte chiuse, raga, porte chiuse. Qua non si può fare nulla. Lì è da dove siamo arrivati. Proviamo da quest'altra parte. Cos'è questo? Ok, un faro. Riprendi fiato, mio proteroe, e calla. Accovacciati con ciò. Mio Dio, chi è che l'ha sbragata questa? Chi è che l'ha sbragata? Ci sono dei punteggi di lavoro. C'era solo... Ma io non voglio entrare. Ma non voglio entrare io. Ma chi mi ha fatto fare? Mandra, vai, piano. Fai piano con queste porte che ti sentono tutti. Stupido, quando la videocamera è accesa puoi ingrandire o ridurre la visuale. Vabbè, l'avevamo già fatto. Ciaffa, 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 ciaffa. E ciaffa. Vai, sali. Tutto sto casino devi fare per salire su una cavolo di scala. Cos'è? Oh. Oh, le orecchie! Le orecchie mi fanno male. Per saltare in avanti premi spazio. Wahoo! Bravo! Cosa devo... Vai! Vai, Tomb Raider! Le mie cuffie, perché le ho messe al massimo? Fatelo anche voi, ragazzi. Vi dovete stracagare in mano insieme a me, altrimenti non vale. Abbiamo dei calci rotti. Ok, dovremmo scendere di qua? No. Ah, sì, sì, ecco. Vai. No, lo urli troppo, mi spaventi. No, no! Per attivare le frosse dura che premi F. No, mi prego, mi prego. Ti prego. Ricorda che gli infrarossi che sono... Gli infrarossi... Sì. Oddio, no, bruttissimo, raga, mi fa impressione. Mi fa impressione, voglio smettere. Voglio smettere. No, accendila subito, la telecamera! Ok. Ok, Mandra. Ok, non c'è niente più. Qui c'è della luce, vai. Tieni premuto pulsante sinistro. Sì, piano però, piano. Ok. Per... Oddio, mi sto a cagare sotto. Mi sto a cagare sotto. Ok, sì. Oh, che era? E chi è questo? Severamente brutto! Ah! Non sei spiritoso, non sei per un cazzo spiritoso, televisore di me! Di me? Spingiti! Tieni però, sì, sì, ho capito, vai! Piano, piano! Ok. Documenti segretissimi. No, per niente. No, no, guardate sempre di qua. Bravo. Oddio, delle macchie di sangue, fermo! Fermo. Riprendi le macchie. Riprendi le macchie. Basta, basta. Prese. Ok. Io riprendo tutto, eh. Prego, pulsante, sì, batteria. La luce infrarossa è tutta. Ok, sì, 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 è a posto, a posto, a posto. Chiarissimo. Sono pure raffreddato. Lo so che non c'entra niente, ma io qualcosa devo dire. C'ho paura. Piano. Sento un telefono senza linea? Sì, credo di sì. Ok. Ok, sì, 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 sì. Altri documenti.
Jay. Allora, VIP abilità del consulto, età del paziente. Il paziente afferma di essere in grado di condizionare i propri sogni, l'attività del motore morfogenico è a livelli senza precedenti. Si prosegue con la fase 4 di somministrazione di ormoni. La spirometria non ha rilevato accumuli nei bronchi. Bla bla bla. Bla bla bla. Bill ha chiesto a che punto fosse la causa ambientale. Ok, sì. Beh, tanto non si sta a cagare sotto. E calla dei bus. Registrali però. Oddio, la mia ombra! La mia ombra! La mia ombra! Che è? Stava! No! Oddio, si sono chiusi a chiave. E questo comincia insieme. Stai calmo, Bob. Aprila, piano piano. Chiusa, vaffanculo. Ok, questa è chiusa. Ragazzi, sembra fatto molto bene questo cazzarola di gioco. Per pulsante sì. Oh. No, aspetta. Sangue che gocciola. Ok. Ok. Batterie. Bravo. Apri il frigo, mangiati un panino. Sangue, ok. Io non so se è meglio chiudere la porta o no, perché non so chi c'è dentro quel bagno. Bene. Riprendiamo questo sangue. Vai, riprendi tutto. Riprendi anche qui. Ma che cazzo serve sta telecamera? Ok, per aggiungere il contenuto, sì, spazio, vai. Piano però, vai piano, vai piano. Ok, sì, ok, infrarossi erano così. Bello. Chi? Oddio, che è? Non di nuovo tu da chi? Oh! A scemo! Cazzo! Mi fare il male, sono un povero madre innocente. Vai, aia, piano, piano, perché fai così? Ok. Ecco, riprendi fiato, bravo. Che c'è qua? Tutto sangue, cioè, ma c'è sangue dappertutto, ma che minchia è successo qua? Libreria, libreria. Porca puttana! Zitto! Zitto che ho urlato come un suino! Come ho stretto il culo! Io non ce vado là! No, io mi sono spaventato, raga! No, raga, io mi sono veramente cagato sotto, non sto a scherzare. Cioè, c'ho i peli dei gamberi che sono su dritti proprio, cioè. Ti giuro, ragazzi, mi è esplosa una tempia, cioè, credimi. Mi è esplosa una fottuta tempia, io ho paura di entrare lì dentro, raga, mi sto veramente cagando addosso. Basta ansimare! Raga, lo faccio per voi, lo faccio, giuro che lo faccio per voi. Abbassiamo un po' il volume perché sennò mi cago troppo sopra. Ma chi era questo? Che è là? Ecco là, un corpo. Ok. 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 Ok, dei corpi appesi. Siamo dei salami? Sì che siamo dei salami! Siamo dei salami! Stai calmo! Stai calmo che qua mi parte una tempia, mi parte, sta buono, stai calmo, buono, passa così, senza testa poi, la sono mangiata la testa, che bello, ok, perfetto, ok, la batteria sta finendo, devo premere R, bene,
Sì. Dei corpi mutilati. Bello, bello, sì. Sì. Tutto molto bella. Come dice però la pezzo, tutto molto bello. Io ricarico questa batteria di minchia. Bravo. Ok. Ma se io tolgo... Ecco. Questo è uno degli agenti SWAT. Sono fuggiti? Chi? Chi? I mutati, non puoi batterli, devi nasconderti. No, aspetta, aspetta. Un secondo, la sicurezza per sbloccare l'ingresso. Stai calmo. Vattene subito da questo inferno. Aspetta, aspetta. Ok. Ok. Ok, grazie per avermi avvisato. Addio, buona vita. I mutanti, benissimo. I mutanti, bello. Tieni, ok. Basta colpi però, basta colpi. C'è? Non ti avvicinare ai bagni, Mandra. Non dovresti avvicinarti ai bagni, Mandra. Che cazzo? Piano! Ok, è un cesso, sì. Una mano dentro a un cesso. Bello! Bello, sì. No, no, riprendi la cosa, riprendi la catacalla. Ok, andiamo via. Ok. Scusate ragazzi, ma veramente mi sono cagato sotto di brutto, cioè ho urlato penso come non mai, come non mai, forse c'è stato un... Vai. Cazzo! Porcellino, mi ha chiamato. Oddio. And who are you then? Fatti i cazzi tuoi. I see. Merciful God. Non ti ha inviato nessun apostolo, matto. Amico re. Non ho ricevuto nessuna chiamata. Ti prego. Cos'è? Nuovo obiettivo, fuggi dal manicomio, accedi ai comandi della sicurezza per sbloccare le porte principali. L'elenco degli obiettivi viene aggiornato nel tuo taccuino, eccetera, eccetera. Ok, la mia telecamera ce l'ho ancora. Taccuino. Note. Sono dentro. Sono dentro, ci sono cadaveri ovunque, sangue, bruciature. Su un bancone sono allineate delle teste umane come se fossero bottiglie. I corpi degli scienziati che lavoravano qui pensano al soffitto. Sui badge c'è scritto laboratorio di ricerca avanzata Murkoff. Il modus operandi della Murkoff è da sempre quello di guadagnare usando la beneficenza come facciata. Fanculo il terzo mondo, se c'è da fare un altro miliardo, ecco. Ma come pensava di arricchirsi con un edificio pieno di pazzi? C'è una specie di soldato speciale impalato come un maiale allo spiedo. Mi dici di scappare e poi muore. Ormai è tardi, non posso più uscire da dove sono entrato. Bene, te. Fantastico! Mortacci suo, mi ha fatto cagare sotto quell'animale infame. Ma chi cazzo era? L'altro sclerato. Ma avrà salvato? Non lo so. Bello, sì, sì. No ragazzi, non ce la faccio ad andare avanti. Perdonatemi ragazzi, come prima puntata va più che bene, amici miei. Quindi come sempre, se il video vi è piaciuto, un bel pollice in su, commentate il video, condividete il canale per questa nuovissima serie ragazzi. Io vi auguro una buona giornata, mi devo riprendere, c'ho una tempia sinistra che mi è praticamente esplosa ragazzi. Vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao. Mamma mia, che la faccio.